Domenica 14 gennaio a Borgo Ortolinese il mondo agricolo ha festeggiato Sant'Antonio Abate. Una settantina di mezzi agricoli commerciali hanno parcheggiato in piazza della Fontana. Un gustoso aperitivo con l'offerto dagli agricoltori che hanno fatto il loro ingresso in piazza sui mezzi sfilando per le vie di Borgaro, sgasando e suonando i loro potenti clacson. Quindi si è tenuta la messa nella chiesa Santi Cosma a Damiano. Il parroco Don Stefano Turi ha benedetto i frutti della terra ai piedi dell'altare. Quindi è stata scattata la tradizionale foto di gruppo con il sindaco Claudio Gambino e i componenti del comitato Sant'Antonio Abate, dopodiché si è tenuta la benedizione sul sagrato della parrocchiale. Il comitato ha consegnato un presente a tutti i partecipanti e nel corso della cerimonia Don Stefano è passato di fronte all'auto della polizia municipale propiziando meno contravvenzioni per i borgaresi. Tra i partecipanti c'era anche il consigliere di minoranza Cristiana Sciandra con il nuovo amico Quattro Zampe. Si è proseguito e concluso con il pranzo al ristorante The Village. I can't wait to go.